farti cercare da un uomo. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo di abbonarti al canale. Con l'abbonamento potrai usufruire di tutti i vantaggi, ovviamente, degli abbonamenti. Quindi abbonati al canale. E nel frattempo, diciamo, cerchiamo di capire quindi quali sono tutti i segreti per farti cercare da un uomo. Allora, beh, ci sono alcune cose che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il coinvolgimento, per quanto riguarda l'innamoramento, che sono il mettere il vincolo. Diciamo sempre che il vincolo vincula e chi vincola seduce, chi vincula seduce e chi è vinculato è, diciamo, sedotto. Cosa significa questo? Significa che per farti cercare devi mettere un po' delle condizioni. Questo tra l'altro non vale soltanto nelle relazioni, diciamo così, potremmo definire nell'inizio, no, della relazione, quando la relazione magari è all'inizio, ma vale anche quando una relazione è fondamentalmente iniziata e quando una relazione vuoi fare il mantenimento del rapporto, no? Perché comunque è anche importante far sì che una relazione venga mantenuta nel tempo. Ovviamente, quindi dobbiamo tenere presente che sicuramente ci sono delle azioni controproducenti che non portano nessun risultato. Ad esempio, come dico io, fare la malga cozza, fare la donna diciamo eccessivamente bisognosa, la donna eccessivamente, come dire, cercante, essere una, come dire, una patella sullo scoglio, aggrapparsi a un uomo non ti porta a nessun risultato, sicuramente non lo spingerà a cercarti. E quindi talvolta ti porta però a un qualcosa di estremamente negativo. Ci sono molte donne che provano dei sentimenti per qualcuno che neanche sa che esisti, per qualcuno che non sa neanche chi sei, per qualcuno che sì, magari sa chi sei, magari ti ha portato qualche volta al parcheggio del cimitero, ma non ti pensa minimamente. E quindi, per prima cosa, devi cercare di capire se c'è una connessione, un coinvolgimento con questa persona. Cioè, molte donne, ad esempio, si innamorano perdutamente di chi, non dico che le rifiuta, ma le considera o delle amiche o delle trombamiche o diciamo o delle persone con le quali veramente non prova nulla. E paradossalmente, proprio per il fatto che questa persona magari non prova nulla per te, fa sì che tu provi qualcosa per lui, no? Per un meccanismo dissonante, di dissonanza cognitiva. E quindi non devi assolutamente farti spezzare il cuore da queste situazioni. E questo è il primo punto fondamentale. L'amore deve essere una scelta. Quindi questo è il primo punto fondamentale. E spesso che cosa diciamo, che cosa dicono le donne? Tendono a dire, ma mi amerà, adesso non mi ama ancora, ma mi amerà, oppure tutti gli uomini sono uguali, nessuno mi ama, tanto vale che sto con questo che deliberatamente non mi ama. No, i sentimenti degli uomini sono esattamente come i sentimenti delle donne, no? Gli uomini si innamorano. E gli uomini perlomeno potrebbero innamorarsi di te, però dipende molto dal comportamento che tu metti in atto. Sicuramente non tutti potrebbero innamorarsi di te e quindi bisogna anche imparare a fare una prima scelta, cioè scegliere, discriminare tra quelli che non si innamorano di te per altri motivi. Ad esempio, se hai a che fare con un uomo che ha già in testa un'altra o che addirittura è sposato, perché io sento donne che diciamo
si lamentano del fatto che un uomo, che peraltro è già sposato con un'altra, non le dà attenzione, oppure magari le dà attenzioni, che ne so, 2 ore per fare sesso e poi arrivederci e grazie. Quindi è importante sapere che noi non possiamo sedurre tutti, non possiamo sicuramente far innamorare chiunque, ma possiamo disinnamorarci. E il modo migliore per disinnamorarci delle persone sbagliate è quello di innamorarsi delle persone giuste. Quindi, per meglio dire, è la prima persona giusta, siamo noi stessi. Quindi, in primis, dobbiamo amare noi stessi. Se uno ama se stesso, non dà spazio a persone che per carità, che magari non hanno nulla di male, che non è che tutti quelli che non ti amano sono cattivi, narcisisti, manipolatori. Può essere che hanno esigenze diverse, può essere che non si incontrino, però è l'accanimento terapeutico, no, che porta sempre a vivere situazioni sbagliate. Quindi è importante intanto fare delle azioni, osservare, devi osservare le azioni che fai, e quindi tenere presente che se una persona non fa un minimo di investimento su di te, non potrà mai coinvolgersi con te. Un minimo di investimento vuol dire che ti dà comunque delle attenzioni. L'investimento non necessariamente deve essere un investimento economico, eccetera, ma perlomeno darti delle attenzioni, farti sentire che tu sei importante, farti sentire che ha tempo da dedicare a te, da sentirti perlomeno, no? Da interagire. Quindi il tempo di interazione è un fattore fondamentale per capire se una persona in qualche modo è coinvolta. Quindi noi possiamo, l'amore, spesso l'errore che spesso commettono molte persone è che pensano che l'amore è sicuramente un fattore irrazionale, cioè non ci innamoriamo per logica, ci innamoriamo per emozioni, però l'amore può essere, come dire, i meccanismi dell'innamoramento possono essere imparati. Salutiamo anche Elena, ricordo che tutti quelli che vogliono farmi domande, però giusto per dare pregio alle persone, diciamo, alle persone che vogliono rispondere alle domande, dovrebbero fare l'abbonamento al canale o fare una donazione al canale, questo perché per dare pregio alle persone che comunque danno un sostegno attivo e fattivo al canale. Quindi questo è un po' un punto importante da prendere in considerazione. Quindi, tornando al discorso precedente, è molto importante renderci conto che se una persona non dà nulla fondamentalmente, spesso è perché noi diamo troppo. E quindi si deve creare, invece nella seduzione, si deve creare un equilibrio tra dare e l'avere. Le relazioni sentimentali affettive sono sicuramente, come dire, devono avere anche una base logica. Quindi il primo segreto, che tutto sommato è controintuitivo per farti cercare da un uomo, è quello di non cercarlo troppo, di non essere assillante, di non essere una persona tartassante, di non essere una persona appiccicosa, di non essere una persona malgacozza, di non essere una persona che viene presa dalla messaggita acuta e inizia a mandare messaggi a sprombattuto. E, cioè, io ti mando un messaggio, ma se tu non mi rispondi, non è che te ne mando un secondo. E invece qua molte persone mandano 3, 4, 5 messaggi, dicono io non mi ha risposto, ma magari i messaggi di prima, i primi 5 messaggi magari sono andati persi, magari adesso gli mando il sesto messaggio, vediamo se al sesto messaggio mi risponde. I messaggi non vanno persi, come dire, non è che devi mandare 200 messaggi, tu ne mandi uno e fin tanto che non ti risponde non risponderai. E poi un'altra cosa importante è tenere presente, sì, saranno finiti tra gli spam, aspetta, gliene manda ancora 10, 7 mail, 200 cose, forse ne ha persi, magari qua, magari là.
Non è così, io ti mando un messaggio, se tu mi rispondi bene, se non mi rispondi ciccia, ti posso fare una chiamata, se tu a quella chiamata non mi rispondi non ti chiamo una seconda volta, sei tu che devi farti sentire la seconda volta per dirmi che dimostri un interesse. No, uno che tu lo chiami, ci può stare che una persona sia impegnata e non ti risponde in quel momento, ma poi siccome la chiamata la vede, ti deve rispondere. Se non ti risponde, per me può aspettare, diciamo, sine die, può aspettare alle calende greche, diciamo, che non gli risponderò, non lo chiamerò più. Questo è, è una prima cosa da fare. Può sembrare controintuitivo, perché uno dice, vabbè, magari lo richiamo di nuovo, perché è importante. No, non lo richiamo assolutamente, quindi richiamalo alle calende greche, questo è il punto fondamentale. Richiamalo alle calende greche. Tra l'altro questa è un'espressione interessante perché cosa sono le calende greche? Praticamente le calende greche, no, è un'espressione che prende atto dalle calende romane, no? Le calende romane sono così chiamati i primi giorni del mese. E quindi si dice alle calende greche perché nel calendario greco le calende non esistono, nel significato nel calendario greco le calende non esistono, e che è una cosa tipica, diciamo, del calendario romano. Nel calendario romano il primo giorno del mese, diciamo, veniva chiamato calenda perché era il giorno sacro a Giunone. E queste, diciamo, appunto, questo giorno sacro Giunone è una notazione che prende il nome soltanto è soltanto presente nel calendario romano, no? Quindi rimandare alle calende greche significa rimandare sine die, un tempo indeterminato, un tempo che non esiste. Quindi questo è un punto importante. Allora, quindi come si trovano le calende, poi vabbè è un altro discorso, però comunque dobbiamo prendere atto di questo, quindi noi dobbiamo tenere presente questa cosa, no? Quindi la prima cosa che devi evitare di fare quando una persona non ti cerca è quello di sovraccaricare cercarlo. Poi devi imparare a mettere dei vincoli, perché soltanto attraverso i vincoli riesci a sedurre, soltanto attraverso i vincoli riesci a conquistare. Cosa sono i vincoli? Sono le condizioni, no? Anche qua chi sa imporre le giuste condizioni seduce, chi non sa imporre le giuste condizioni è sedotto. E questo è fondamentale. Tra l'altro abbiamo la nostra Betty Coti, c'è Giovanna, chi vuole e magari dalle parti di Venezia andare in Campo Manin a Venezia, e dalla nostra Betty Coti che è una bravissima pittrice che fa i quadri, fa ritratti, trovate tante cose, andate a Venezia, Campo Manin, avrete l'occasione di conoscere, diciamo, la nostra, come possiamo dire, la nostra, diciamo, Betty Cottage. Allora, quindi questo è un punto importante, no? Quindi dobbiamo imparare a mettere dei vincoli. Dobbiamo imparare a mettere dei vincoli. Cosa vuol dire mettere dei vincoli? Cosa vuol dire mettere dei vincoli? Allora, vuol dire mettere delle condizioni. Mettere delle condizioni è un punto importante.
Mettere delle condizioni è un punto importante, mettere delle condizioni è un punto importante. Quindi le condizioni si basano proprio sul fatto che noi ci innamoriamo quando una persona fa un investimento su di noi. E questo viene spiegato, secondo me, in modo magnifico nel libricino di Antoine Saint-Exupéry, che è il piccolo principe, che ci fa capire, no, come il piccolo principe, ad esempio, aveva una rosa e si è innamorato della sua rosa e trovava la sua rosa più bella di tutte le altre rose perché lui dava attenzioni a questa rosa, dava energie a questa rosa, dava forza a questa rosa. E questo è un punto molto importante, no? Quindi se una persona non ti dà energie, non ti dà attenzioni, non potrà mai innamorarsi di te. Le attenzioni possono essere ovviamente verbali, possono essere non verbali, possono essere di varia natura. E ovviamente per le vincoli devono essere però analogici, non devono mai essere logici. Ecco, l'aveva curata, se n'era preso cura, per questo era preziosa. Beh, ma questo lo possono capire tutti quelli che hanno degli animali, ad esempio. Magari che aveva un gatto, io ad esempio avevo una gatta che è vissuta 22 anni e alla fine della sua vita era una gattina spellacchiata, poverina, era diventata proprio 22 anni per un gatto sono tanti, però io nonostante diciamo era diventata quasi cieca perché aveva poi il diabete con gli anni, insomma 22 anni sono come un uomo centenario. Io però non è che dico, ah, beh, come dire, adesso la mia gatta la cambierei con un'altra gatta più giovane, più bella, più... No, perché per me era la mia gatta, io l'ho curata, me ne sono preso cura, quindi, come dire, non era confrontabile con nessun'altra gatta, anche se magari oggettivamente uno potrebbe dire che, diciamo, non era sicuramente al top, no? Ma questo non vuol dire, perché se tu ti prendi cura si crea un legame ed è per questo che anche molte persone, ad esempio, non lasciano, molti uomini non lasciano la moglie o molti mariti non lasciano la moglie, proprio perché magari non c'è più la passione, ma comunque loro hanno fatto un investimento nella relazione. Ad esempio, anche avere dei figli vuol dire aver fatto un investimento, anche essersi, diciamo, si sono create delle unioni molto forti, per cui soprattutto le persone iperlogiche hanno difficoltà a chiudere una relazione. Quindi se tu ti vai, diciamo, a scontrare contro la moglie su un piano logico-razionale, perderai sempre, perché sei come un canotto che si va a scontrare contro una portaerei, no? Perché non potrai mai recuperare il potenziale, perlomeno potenziale logico-razionale. Poi sicuramente entrando come trasgressiva avrai delle chance perché la moglie ovviamente non rappresenta la trasgressione fondamentalmente, non rappresenta più la trasgressione. Però le persone non è che stanno insieme soltanto per passione e trasgressione. La passione e la trasgressione sono il collante nella fase iniziale della relazione. Poi naturalmente tendono un po' a scemare, tendono un po' a venire meno. Come direbbe il nostro Pippoli, che viene sempre meno, che tra l'altro non lo vedo più, perché sapete che la nostra Sissi, nell'incontro sadomaso che ha avuto ieri sera con Pippoli, l'ha legato, l'ha bendato, gli ha praticato il bondage, ci ha raccontato la nostra Sissi, e quindi il Pippoli, adesso dopo l'incontro sadomaso con la nostra Sissi, è legato, è bendato. E sta cercando, è da stamattina che cerca di togliersi i bendaggi, ma evidentemente non c'è ancora riuscito perché dal sadomaso della nostra Sissi è ancora legato sotto il quadro, è ancora legato sotto il quadro della Tour Eiffel. Comunque, quindi, tendenzialmente, comunque, gli uomini iperlogici,
soprattutto hanno difficoltà a lasciare la moglie, la tradiscono, perché uno dice, vabbè, ma lui non ama più la moglie perché viene a letto con me. Il fatto che venga a letto con te non significa che non ami la moglie, questo le donne non lo capiscono, perché per le donne l'amore e il sesso sono un qualcosa di più unito, per un uomo può essere completamente slegato, no? Ma questo lo spiega il fatto che mentre sono molte meno le donne che frequentano gli gigolò a pagamento, gli uomini che frequentano le mignotte, sono di più, e questa non è una mia statistica, basta andare in giro, per le strade, non di Savona, perché qua a Savona non ce ne sono, ma se andate, le strade di Genova, Torino, Roma, eccetera, eccetera, sono piene, no, di signorine che passeggiano, no, le cosiddette passeggiatrici. Tra l'altro, se dite a un uomo, quello è un passeggiatore, significa che è un uomo che cammina e fa sport, no? È interessante. Mentre la passeggiatrice è un'altra cosa, no? Se dite a un uomo, lui è un passeggiatore, pensate a un uomo che cammina, che fa sport, un uomo attivo, mentre la passeggiatrice rappresenta un'altra cosa. Se un uomo è un massaggiatore, pensate subito a un massaggiatore sportivo, uno. Se pensate a una massaggiatrice, avete anche una visione diversa, no? Un uomo di strada rappresenta un uomo rude, un uomo duro, un uomo forte, mentre una donna di strada rappresenta quello. Un intrattenitore maschio, un intrattenitore rappresenta, uno showman, no? Uno che sa intrattenere. Un'intrattenitrice intrattiene diversamente se è donna. Un accompagnatore maschio rappresenta uno che ti fa vedere il Colosseo, ti fa vedere questo. Un'accompagnatrice femmina, quindi c'è questa, diversità, no, dei ruoli. Comunque, la cosa importante è imparare a mettere dei vincoli, Ovviamente i vincoli si dividono tra vincoli logici e vincoli analogici. Se tu vuoi far sì che questa persona investa su di te, devi mettere dei vincoli analogici. Il vincolo analogico è semplicemente quando questo ti invita al parcheggio del cimitero, gli dici, ho già un altro impegno, mi hanno invitato a cena di qua, mi hanno invitato a cena di là, mi hanno detto questo, mi hanno detto quello. Quindi questa è la differenza fondamentale. Mentre invece mettere un vincolo logico è il canto del cigno della seduzione, no? Se tu metti un vincolo logico, gli uomini li fai scappare. Se tu, quando incontri un uomo, inizi a dirti ma io voglio fidanzarmi, ma io voglio questo, ma io voglio quello, evidentemente gli uomini scapperanno perché vai a scontrarti contro il loro meccanismo di difesa. Quindi un'altra cosa molto importante è renderti conto che devi migliorare te stessa. Se vuoi sedurre, se vuoi conquistare, devi lavorare su te stessa e non devi, ad esempio, pensare di essere incapace di far innamorare un uomo, perché se pensi di essere incapace di far innamorare un uomo, non lo farai innamorare. Quindi l'amore, tra l'altro, non si manifesta in un istante, a parte i colpi di fulmine, che però secondo me non sono vero amore. Soprattutto, ad esempio, richiedono una conoscenza della persona, quindi devi prenderti il tempo di conoscere una persona prima di innamorarti. Ovviamente le donne emotive invece si lasciano spesso andare senza neanche conoscere. È molto importante anche capire il tipo di uomo che hai davanti, perché ad esempio ci sono alcuni, tutti gli uomini si possono innamorare, ma ci sono alcuni che hanno difficoltà a innamorarsi. Ad esempio, se hai a che fare con un uomo estremamente cinico, estremamente egoista, estremamente machiavellico, magari addirittura narcisista, è meglio che lasci perdere, perché insistere, perché continuare non ti porterà assolutamente nessun risultato. Tieni presente che questa è una differenza fondamentale, no? Tieni presente che ci sono alcuni uomini che potrebbero iniziare, ad esempio, una relazione. Gli uomini per logici possono iniziare una relazione attraverso, un'amicizia, attraverso un dialogo, attraverso una conversazione.
Mentre l'uomo emotivo magari si lancerà di più subito sull'emozione, no? Quindi capire il tipo di persona che hai davanti è fondamentale. La mia amica dopo un bacio ha chiesto se l'avrebbe sposata, ma per ridere. Queste cose per ridere non vanno mai dette. A parte il fatto che è vero, no? Si diceva che Pulcinella, mi sembra fosse Pulcinella, diceva la verità scherzando. Quindi una donna che anche per ridere ti dice mi sposerai dopo un bacio, dopo un'attività sessuale, eccetera, eccetera, in realtà io sono sicuro che l'amica di Patrizia Perotti ha questa esigenza di essere sposata, perché le cose non si dicono per ridere. A lei non interessava, ma può darsi che in questo caso non interessasse, però sicuramente magari non interessava quella persona in generale, ma non gli interessava quella persona in generale, ma secondo me questa donna avrà un interesse comunque, magari se non nel matrimonio, di un accoppiamento stabile. Quindi questo è fondamentale, no? Quindi la conversazione, il dialogo sono comunque delle cose importanti. Anche se lo dice dopo il matrimonio? Ah, dopo il matrimonio dice... questo non l'ho capito però. Non l'ho capita però, anche se lo dice dopo il matrimonio, non lo so. Quindi comunque tenete presente che anche la sessualità, uomini e donne, ecco, questo la vivono in modo diverso. Mentre molte donne, e questo è un errore che fanno molte donne, sperano, no, di farsi cercare da un uomo dando sesso. Ora, il sesso è sicuramente importante per un uomo, ma non è quello il fattore che fa innamorare. Il sesso è una delle componenti che in un uomo ovviamente cerca una donna che gli piaccia anche sessualmente, sicuramente, ma non è questa la componente che lo fa innamorare. La componente che lo fa innamorare è più il coinvolgimento emotivo, è più anche l'affettività, è più anche... E questo è un punto fondamentale. Ovviamente devi stimolare un uomo, cioè quando, soprattutto un uomo appena conosciuto, è molto importante creare gli stimoli giusti, no? Gli uomini inizialmente sono molto stimolati da segnali visivi. Quindi per gli uomini la parte visiva è fondamentale, no? Quindi anche se sono magari uomini cinestesici, eccetera, ma da un punto di vista sentimentale affettivo, l'aspetto visivo è quello che colpisce di più un uomo, no? Quindi l'aspetto visivo è quello che un uomo vede, non si vede soltanto l'aspetto fisico, si vede anche se una donna è divertente, gentile, premurosa. Ovviamente anche mi sposerai dopo il bacio scappa, anche se lo dici dopo il matrimonio, anche se lo dici dopo il matrimonio. Vabbè, sì, scappa anche dopo il matrimonio, perché anche dopo il matrimonio non vuoi, ecco, perché magari è giusto quello che dice la nostra Ghinettina. Anche dopo il matrimonio un uomo non gli venga ricordato che è stato sposato, che è sposato, perché anche solo quello lo mette in fuga. Quindi tieni presente poi che tu devi valutare gli uomini che hai davanti, non farti valutare. Quindi le incongruenze di un comportamento maschile sono delle bandierine rosse che devi prendere in considerazione. E quindi per farti inseguire, per farti cercare, devi iniziare a chiudere, a tagliare completamente i rapporti con uomini che hanno dei comportamenti incongruenti. Cioè con uomini che hanno dei comportamenti incongruenti, cioè che dicono delle cose e ne fanno degli altri, e ne fanno delle altre. E ad esempio, se un uomo ti dice ti amo, ma poi ti chiama soltanto per invitarti al parcheggio del cimitero, è chiaro che non ti ama, è certo che non ti ama, è sicuro che non ti ama. L'ama portate al parcheggio il cimitero. Noi confondiamo spesso l'amore anche nel linguaggio, no? Ci sono persone che dicono io amo il pesce, come dice la nostra, ad esempio, Sissi, no? La nostra Sissi dice sempre io amo il pesce, ma poi sto povero pesce se lo mangia, non è che
lo ama da un punto di vista, diciamo, perché dà da mangiare al pesce. No, il pesce diventa cibo, anche la nostra Sissi, tra l'altro, si mangia spesso il pesce che gli offre il pesce che gli offre Pippoli. Quindi Pippoli praticamente è rimasto senza pesce perché la nostra Sissi, che è una cannibale, se l'è mangiato praticamente. Adesso il nostro Sissi è senza pesce e vediamo un po' come farà a andare avanti senza il pesce, che gli ha mangiato tutto, la Sissi gli ha svuotato completamente il pesce. Comunque, e quindi, ma c'è sempre la nostra Rosy che lo cucina. Quindi dobbiamo prendere. L'amore è fatto di interesse e di attenzioni, ma l'amore poi è fatto anche di interessi in comune, è fatto anche di come possiamo dire, una visione della vita anche comune, perché se basate l'innamoramento su un uomo che ha una visione della vita completamente diversa dalla vostra, beh sì, ci potrà essere una trasgressione, ci potrà essere un qualcosa, ma l'amore è fatto di tante piccole cose che dovete prendere in considerazione. Comunque, bisogna tenere presente quindi queste cose fondamentali, no? Se un uomo non ti cerca è perché tu non sei stato in grado di farti cercare. Salutiamo anche Daniela. Inizia ad assumerti le tue responsabilità. Ma certo, guardare nella stessa direzione, avere una visione della vita comune, questo vale soprattutto per gli iperlogici, no? Perché l'iperlogico, l'uomo iperlogico si innamora, si coinvolge più difficilmente, però lo fa avendo una motivazione. Quindi una motivazione vuol dire avere una visione della vita comune, avere dei valori in comune, avere delle credenze in comune. Se le credenze sono totalmente, ovvio che poi ci va anche l'aspetto istintivo, per carità, l'aspetto istintivo ci va anche l'aspetto passionale, non è che sto dicendo di trascurare l'aspetto istintivo. Infatti, una donna dovrebbe essere sempre valorizzare se stessa, valorizzare anche, diciamo, siccome gli uomini hanno questo aspetto visivo, valorizzare le parti più belle che una donna può avere, no? È ovvio che se tu non valorizzi le parti del corpo che secondo te sono le migliori, ti metti il burka, diciamo, ti metti abiti che sono informi, non avrai, diciamo, la possibilità di stuzzicare. Ovviamente bisogna anche nel look in generale valorizzare ciò che di bello hai, perché questo è un dato di fatto. Ci sono molte donne che magari non valorizzano ciò che di bello hanno. Se hai i prosciuttoni di Parma, il coscione da prosciuttone di Parma, beh, evita di metterti le minigonne, mettiti magari dei vestiti lunghi, mettiti dei pantaloni ma un po' larghi, non tanto attillati. Se invece hai delle gambe più fini, più belle, allora puoi valorizzarle magari attraverso un tubino, qualcosa del genere. Bisogna fare le scelte giuste fondamentalmente, no? Nel senso che dobbiamo valorizzare ciò che di bello, di attraente abbiamo. Quindi questo è un punto fondamentale, no? E poi tenere presente che abbiamo sempre dei margini di miglioramento, abbiamo sempre delle possibilità, no, per migliorare. Ci sono alcune cose che ci ha dato Madre Natura, da cui non possiamo trascendere, però diciamo che a parità di carte noi dobbiamo sempre migliorarci. Tra l'altro, il migliorare se stessi, il cercare di migliorarci da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo, indipendentemente dall'età, ovviamente, comporta, diciamo, salutiamo. La nostra Patrizia Perotti, buon 29 febbraio, per 4 anni non vivremo questo giorno. Pensate un po', chi compie gli anni il 29 febbraio invecchia un quarto di volte rispetto agli altri. Ho sempre invidiato un po' le persone nate il 29 febbraio, perché il 29 febbraio praticamente compiono gli anni uno ogni quattro, quindi quando diciamo, a 100 anni ne dimostrano 25, i centenari nati il 29 febbraio, a 100 anni ne dimostrano 25, quindi è un bel vantaggio questo. E, diciamo, ecco, queste sono cose fondamentali, no?
Quindi agli uomini poi piacciono e si agganciano anche su donne che hanno un entourage di ammiratori. A nessuno piace, diciamo, a nessuno piace qualcuno che è insignificante per gli altri. Quindi sembra strano, ma le donne che hanno fiducia in se stesse, gli uomini le trovano sexy, gli uomini le trovano intriganti, gli uomini le trovano interessanti. Invece le donne che non hanno fiducia in se stesse, che sono bisognose, anche perché le donne bisognose, le donne che non hanno fiducia in se stesse tendono ad essere bisognose, no? Tendono a cercare chi non le cerca. Perché le persone bisognose tendono a cercare chi non le cerca? Mentre una persona che ha fiducia in se stessa, una donna che ha fiducia in se stessa, una donna che ha fiducia nella propria femminilità, una donna che ha fiducia nelle proprie capacità di attrarre, e attrarrà non soltanto l'uomo che le interessa, ma attrarrà tanti uomini e quindi potrà creare una competizione significativa. Il pensare che gli uomini vogliono soltanto divertirsi e vogliono usare le donne come passatempo è un'altra credenza sbagliata, perché se tu credi quello, cosa vuol dire? Se tu credi quello, otterrai il risultato inverso, otterrai il risultato inverso. Questo festeggerai sia il 28 che il 1 marzo, gli anni, esatto. A quello lo faccio montagne di calze? Non capisco cosa ci dice la nostra. Cosa vuol dire montagne di calze? Boh, ogni tanto leggo dei commenti che però non riesco a capire. Non so che vuol dire ho montagne di calze. Comunque, e questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi, un'altra cosa che fa scappare gli uomini è quello di avere a che fare con donne lagnose. La donna lagnosa è, diciamo, l'anti-seduzione per eccellenza. La donna che si lamenta, infatti, avevo fatto anche un video dove dicevo: donna lagnosa, donna noiosa. Le donne lagnose, le donne noiose, sono donne noiose fondamentalmente. Quindi cerca di non essere mai lagnosa. Ovviamente non è che devi essere una donna, come possiamo dire, non è che devi essere una donna che magari si comporta, come un giullare di corte. Non c'entra niente essere un giullare di corte, non è che essere un giullare di corte ti porta ad attrarre, però essere una donna ironica, essere una donna che sa, diciamo, essere una donna che sa, diciamo, avere anche un certo umorismo, una certa ironia, non significa fare la scema, fare la cretina, fare la giullare, ma significa fondamentalmente dimostrare intelligenza e dimostrare anche irriverenza, perché una donna ironica è di default una donna irriverente, e una donna irriverente piace, attrae. Anche una donna di cultura, le donne di cultura, ecco, molte donne dicono: ma io sono una donna di cultura, spavento gli uomini. Questa è una cosa assurda. Cioè, le donne di scultura non spaventano gli uomini di qualità, anzi, gli uomini di qualità cercano, si agganciano. Gli uomini di qualità, soprattutto quelli iperlogici, si agganciano tantissimo sulle donne di cultura, sulle donne che hanno tanti interessi. Quando parlo di cultura non intendo necessariamente avere una laurea, due lauree, tre lauree, cinque lauree, ma avere degli interessi che non siano soltanto, diciamo, la borsetta, diciamo, il make-up o cose di questo genere. Le donne di cultura spaventano i catramisti, spaventano quelli che, quelli, diciamo, quelli che spaventano i catramisti, quelli che spaventano, diciamo, le persone che sono,
le persone che sono insicure, gli uomini che temono perché loro non sono in grado di, come possiamo dire, loro non sono in grado di essere all'altezza, no? Quindi il catramista è il catramista che non si sente all'altezza di, come possiamo dire, un uomo, di una donna di cultura, ma gli uomini che invece hanno cultura vanno alla ricerca di donne di cultura, altrimenti non c'è verve, no? Diventerebbe una relazione di bassa qualità. Quindi devi imparare a stimolare anche questo lato e devi imparare a migliorare anche da questo punto di vista. Altra cosa, diciamo, l'ho già detto in altri video, essere una persona emotivamente equilibrata, perché le donne che sono ansiose, stressate, agitate, che sono sempre, che hanno movimenti anche bruschi del corpo, non piacciono proprio anche inconsciamente, perché non piacciono anche inconsciamente per quale motivo? Perché, diciamo, sembrano donne non adatte, non idonee alla maternità, no? La maternità è un qualcosa che prevede calma, che prevede rilassamento, e quindi inconsciamente anche cerca di trovare il tuo equilibrio interiore, cerca di sviluppare a fondo il tuo equilibrio interiore. Questo significa farti cercare degli uomini. Se tu riesci a sviluppare queste qualità, queste caratteristiche, vedrai che gli uomini ti correranno dietro, saranno loro a cercarti, saranno loro a desiderarti, saranno loro a desiderare di compiacerti per poter instaurare finalmente una relazione con te. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che se vuoi fare una donazione al canale per dare